Allora, carissimi, io penso che voi aspettiate dall'arcivescovo un saluto e un ringraziamento. Avete già fatto un lungo percorso questa mattina, quindi io non aggiungerò grandi discorsi a quelli precisi e profondi che ho avuto già l'occasione di sentire. Prima di tutto voglio salutare i più piccolini, che sono stati molto bravi anche nell'ascoltare tutti i discorsi. Poi su tutti gli studenti, perché il valore della scuola è dato dagli studenti, la ragion d'essere della scuola è data dagli studenti. Allora li saluto tutti ad uno, su fino a quelli che, come Chiara, conchiuderanno quest'anno il loro cammino e entreranno all'università o al mondo del lavoro. Saluto poi i genitori che portano il peso di questa esperienza. Non stiamo a ripetere in cosa consista il peso di questa esperienza. Loro lo sanno bene perché lo percepiscono anzitutto nell'amore appassionato per cui vogliono per i loro figli un'educazione il più possibile fatta di bellezza, di verità e di bontà, ma questo peso arriva, lo dico in termini un po' grossolani, in maniera ingiusta fino alle loro tasche. Poi voglio ringraziare tutti i docenti e tutto il personale amministrativo delle nostre scuole, che ogni giorno danno forse l'apporto più prezioso all'edificazione di una vita buona, perché l'educazione in una società è certamente la modalità con cui i valori grandi della persona e della comunità possono lentamente trovare la loro strada nel cuore e nella mente di ciascuno, a partire dai più piccolini. Pensiamo all'importanza straordinaria delle scuole materne, quando la personalità si forma. Poi grazie a tutte le istituzioni, a tutte le congregazioni, le cooperative, le realtà che continuano a promuovere la scuola libera di riferimento cristiano e cattolico nel nostro paese. E infine grazie a tutte le istituzioni civili che sono qui presenti, che mostrano di comprendere bene che la scuola cattolicamente riferita non ha nessun progetto di egemonia, non vuole privilegi, è assolutamente in armonia con l'altra più grande possibilità pubblica di educazione che oggi è rappresentata nel nostro paese dalla scuola di Stato. Vogliamo realmente cooperare con la fisionomia di una scuola libera, pubblica, perché non è pubblico solo ciò che è statale, è pubblico tutto ciò che nasce per il popolo. Allora, contribuire realmente all'edificazione di una vita buona che abbia bisogno di un buon governo. Io ho davanti a me l'ultima cosa che dico, un bellissimo striscione blu con le stelle europee. Lì ci sono due parole molto importanti: liberi di educare. Liberi di educare. Ragazzi, ragazze, genitori, educatori, insegnanti, operatori scolastici, chi non capisce che queste due parole sono i due pilastri per la maturazione della persona e per la crescita della società? Non potremo mai fare l'Europa
fino a che questi due pilastri non siano messi in primo piano? Ma come si rapporta la parola libertà alla parola educazione? In questo modo le libertà o si realizzano, come ci ha documentato il nostro amico francese, o si realizzano, oppure se non si realizzano mai generano quel malessere di civiltà che porta alla decadenza. Siamo cittadini europei. L'Europa è in un grandissimo travaglio, lo è tutto il mondo. La crisi economica è un aspetto clamoroso di questo travaglio, perché questo travaglio affonda le sue radici in tanti problemi. Ebbene, senza l'educazione, senza la libertà esercitata, senza una libertà di educazione effettivamente realizzata, non usciremo da questa crisi. Invece ci sono tantissimi segni, pensate a quanti alunni provenienti da paesi extraeuropei ci sono oggi nelle nostre scuole, pensate a come sarà il cittadino di questa metropoli fra 15-20 anni, un cittadino cosmopolita che viene da tutto il mondo. Allora, come ci è stato detto, con pazienza, con serenità, in atteggiamento dialogico, ma con tutta dignità, bisogna che le scuole libere cattoliche continuino questa azione fino al suo riconoscimento finale, nelle forme e nei modi che la vostra genialità è già stata capace di inventare e che saprà ancora trovare. Grazie e buon cammino.